Seguito quello che io ho insegnato a loro durante la stagione, e un ringraziamento speciale al presidente, a Mirko Cignitti, che mi ha dato questa possibilità di arrivare alla finale e vincere questo torneo. Yeah.
grande vittoria, perché noi ci arriviamo, abbiamo partecipato a questo torneo per 4 anni e arriviamo in finale per 2 anni consecutivi. L'altro anno l'abbiamo persa 3-1 e quest'anno per loro era una grande rivincita. E i ragazzi hanno partecipato a un campionato sotto età, sono tutti 2003 e per loro è una cosa fantastica. Penso che bisogna assolutamente dare questo, il nostro sostegno a questa manifestazione, e bisogna darlo anche alle tante realtà di questo territorio che in questo momento soffrono, che hanno problemi con le strutture nelle quali stanno, perché a volte le istituzioni non si rendono conto, e ci sono tante realtà che offrono a un territorio spazi di aggregazione, di sport, e sembrano voler andare per altre strade. Noi vogliamo invece difendere queste realtà e sostenerle sempre di più. Fortunatamente le altre società hanno capito l'importanza di questo torneo e partecipano sempre con molto piacere, anche perché è tutto basato comunque sulle amichevole, insomma non è che ci sono grosse cose in palio, quindi ringraziamo tutte le altre società che partecipano, insomma. Bella, favolosa, organizzata benissimo. E Giuseppe è un grande e diciamo che ecco, ma ogni volta che va avanti così va sempre meglio. L'assegno di 2000 euro raccolto con le iscrizioni di tutte le società partecipanti e che verrà devoluto dall'associazione per progetti benefici. Grazie a tutti, questo è un dono che voi avete fatto a bimbi che stanno tanto male e che soffrono. Grazie. Tutti gli anni vi ringrazio con un cuore immenso.